Cultura e cucina, quando il sapere incontra il sapore. C'è un mondo che vale la pena conoscere di più e approfondire, perché è un mondo fatto di rispetto per l'ambiente, soprattutto in tempi come questi, ed è il mondo dei fruttariani. E oggi ne parliamo con Luca Speranza, il presidente della Fondazione Fruttalia. Ciao Luca, benvenuto. Buongiorno. Ciao, buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a te di essere qui con noi. Allora Luca, andiamo subito al nocciolo della questione. Che cosa significa essere fruttariani e perché? Allora, un appunto che io faccio sempre è proprio sulla questione semantica. Il principio fondamentale che noi applichiamo è seguire uno stile di vita fruttariano. Fruttariano, dopo approfondiamo magari anche questa differenza, sì, certo. Questa differenza essenziale. E quindi significa comunque seguire questo principio, significa essere più integrati con l'ambiente, avere più empatia con il cibo, essere in salute migliore, perché la digestione è molto, molto facilitata. Quindi ci sono innumerevoli vantaggi. Avere più energia significa poterla disporre per relazioni sociali, per lavoro, sì, per tante altre cose. Quindi diciamo ci sono innumerevoli vantaggi. E anche dal punto di vista ecologico, diciamo che anche qui ci sono tanti piccoli aspetti. Per esempio, si limitano quanto più possibile gli imballaggi, anche se spesso chi vive in città compra la frutta comunque buste di plastica e così via, anche se ultimamente sono biodegradabili, però insomma l'idea è tendere a evitare anche quelle e costruire dei posti dove poterla prendere, coltivare e mangiarla sul posto. Sì, senti Luca, ma tu quando sei diventato fruttariano e soprattutto perché, come, da cosa è scaturita questa tua decisione? Allora, fondamentalmente una decina, no, anche di più, non ho il conto preciso, ma credo 12-15 anni fa è scattato in me l'idea di voler fare qualcosa per migliorare la salute principalmente. Ero già sempre molto attento ai principi etici del vegetarianismo e diciamo ho pensato, avevo sempre questa intuizione, dice, ma perché dobbiamo mangiare queste cose in scatolate, conservate, cuocerle? Siamo l'unico animale sulla terra che cuoce i propri cibi. E ho detto, perché non muovermi in quella direzione? E allora mi sono cominciato a informare, a leggere, in concomitanza poi ero anche, diciamo, avevo un'alimentazione pessima perché mangiavo tantissimi carboidrati, ero un sovrappeso di 20-30 kg. Addirittura? Sì, tanti, nonostante sì, insomma. Ed eri vegetariano? Tendenzialmente, poi ci sono arrivato, diciamo il passaggio l'ho fatto proprio lentamente vegetariano, poi insomma vegano e tendenzialmente fruttariano o fruttaliano, poi a seconda dei periodi. E allora adesso poi ci spiegherai la differenza, ma in fondo sì, anche, voglio dire, anche l'insalata è un alimento crudo che non devi cuocere, perché e lì è la differenza del fruttaliano. Ah, ecco, bravo, allora entriamo magari proprio nella dinamica. Subito, esatto, affrontiamola breve, subito, bravo. Allora, diciamo che c'è un principio fondamentale che essere fruttariani, soprattutto se si vive in città, essere o seguire, come dicevo prima, uno stile di vita fruttariano in città è molto molto difficile, soprattutto d'inverno quando i frutti disponibili di stagione si riducono veramente al palmo di una mano, mela, arancio, pera, mandarino. Quindi diciamo è molto molto difficile. E allora, volendo cercare uno stile di vita che possa essere duplicato e seguito molto più facilmente, abbiamo pensato allo stile di vita fruttaliano, in cui da frutta più vegetali è stata inserita questa L in più. Quindi diciamo lo stile di vita apre un po' ai vegetali, quindi foglie, insalate, ma anche carote, perché le carote non sono un frutto, non sono una radice, cipolle, carciofi per esempio, che è un frutto però è un vegetale. Sì. Quindi una più ampia scelta, anche se poi fra questa scelta ci sarebbe di dire
di cercare di parlare lì sulla dieta salutare e come gestirli tutti questi cibi, che poi quello è un altro discorso. Scusami, però Luca, se ti interrompo, ma ho una curiosità troppo urgente. Io voglio capire perché un fruttariano, però, se è, diciamo, abbastanza rigoroso e ligio, non vuole mangiare gli ortaggi o la verdura? Che magari quindi non è il tuo caso, perché mangi l'insalata e le carote, però... Sì, ma li capisco, l'idea è, in una scena ideale, non mangiate neanche quelli, perché, diciamo, se andiamo ad analizzare la nostra anatomia, noi non siamo fatti per scavare. Quanti di noi saprebbero riconoscere le foglie di una carota e per estirparla e mangiarla? Sarebbe comunque molto molto difficile, mentre invece siamo molto più... tesi a livello biologico innato a muoversi verso dei colori accesi, dei rossi, degli arancioni o altri colori della frutta. Vabbè, ma ci sono anche delle bacche mortali però di quel colore, attenzione. Ma anche dei frutti, tu sai che in Brasile c'è un frutto praticamente che ha degli spini dentro, che quindi praticamente al primo morso ti punge. Mamma mia, quindi stare pure attenti effettivamente. Sì, diciamo che l'esperienza poi, ecco, il percorso che proponiamo, che spingiamo noi, è quello di essere coscienti del cibo che si mangia. E ritornando ad approfondire la tua domanda, c'è un altro principio che è anche quello etico, insomma ci cerca di evitare comunque di portare dei danni a degli organismi come per esempio le foglie. Qui entra tutto un discorso etico che può essere suscettibile di varie interpretazioni e punti di vista. Comunque noi lo prendiamo più alla larga, in modo molto più flessibile, ma diciamo capiamo chi, anzi noi ci piacerebbe muoverci in quella direzione, anzi verso il fruttarismo simbiotico, cioè quel fruttarismo in cui si coltivano i propri frutti, si prende, e lì sta proprio il principio base che magari spiega la differenza tra il fruttariano, il fruttaliano o il vegano crudista, che praticamente prende il frutto, lo mangia, camminando getta il seme lontano dall'albero, quindi facilita la riproduzione dell'albero, quindi in simbiosi con la natura. Quindi stiamo tornando indietro fondamentalmente di secoli, abbiamo dimenticato anche il concetto di agricoltura qui, o comunque di agricoltura per il sostentamento. Insomma, voglio dire, alla fine è abbastanza complicato anche convivere con questa filosofia, perché oggi siamo abituati ad avere un po' tutto a portata di mano e non, cioè, sì, molto difficile. Molto difficile, sì, uscire da questo schema, no? Sì, infatti noi proponiamo dei percorsi, dei corsi, facciamo formazione, proporiamo e proporremo anche degli incontri dove si possa stare insieme e magari passare un giorno a solo frutta, che è un'esperienza fantastica anche per chi mangia normalmente in maniera completa, quindi sono dei percorsi in cui si fa anche formazione, per esempio a Roma facciamo anche dei corsi di gusto e masticazione consapevole, quindi per assaporare in maniera molto più cosciente quello che si mangia. E quello che dici tu è anche molto giusto, infatti noi per esempio sia nel sito fruttaglio.it che in vari progetti che abbiamo qui nel Lazio, noi li definiamo rievoluzione armonica, perché riteniamo che noi non ci siamo evoluti come ci vogliono far credere, ma ci siamo involuti su molti aspetti, quindi bisogna rievolversi e soprattutto in sintonia con la natura, quindi tecnologia sì, ma tecnologia integrata, e quindi dobbiamo coltivarci il nostro cibo. Chi cerca la totale armonia con la natura sono i respiriani. Tu diventeresti mai respiriano? Allora, in realtà siamo tutti respiriani, perché questo è un principio che abbiamo innato, quindi tutti respiriamo e tutti abbiamo questa capacità di stare senza mangiare. Se ci pensiamo, anche abbiamo dei lunghi periodi durante il giorno di molte ore in cui non ingeriamo cibo. Che fatica! Comunque sì, è un bel percorso. Purtroppo in Italia non abbiamo delle realtà efficaci, abbiamo delle... ci sono degli amici che conosco che seguono questo percorso, ci sono vicino molto seriamente, però purtroppo non è presentato nella maniera giusta, perché vengono mischiati dei concetti come cibo e altro, cioè il respiranismo o pranismo, come si usa anche chiamare, ha un senso se viene fatto in un percorso di molti anni, mentre alcuni lo propongono come
oggi mangi tutto, domani, da domani ti fai 20 giorni senza mangiare. Finito, sì, è finito, non è questo, insomma. Assurdo, insomma. No, questo me lo immagino, però capisco anche che non sia facile mentalmente, perché anche una disciplina, no, come la tua, perché è una forma poi di disciplina alimentare. Non è facile, anche perché noi veniamo da un'educazione in cui la domenica lasagna, il sabato pizza, cioè dai, onestà, io penso che anche a casa tua forse, no, tu sei cresciuto con questi, la fettina panata, esatto, cioè poi piano piano, no, ovviamente si diventa più consapevoli e naturalmente magari per scelta si eliminano degli alimenti, però arrivare proprio così da tutto a niente non è una cosa graduale. Che al pezzo di pane, alla lasagna, queste cose qui, c'è sempre legato un aspetto emozionale, perché chi te lo dà comunque te lo fa con amore, un genitore, sì. E quindi comunque quello, tu associ sempre quel cibo, quando ti manca qualcosa a livello affettivo dici ok, c'ho voglia di quel cibo, perché riproduce quell'aspetto mentale che avevi magari da bambino. Quindi siamo purtroppo a livello alimentare indottrinati, diciamo, inconsapevolmente dai nostri parenti e genitori. Sì, questo è inevitabile. Senti Luca Speranza, ma se tu devi andare a mangiare una cosa con gli amici, no? Cioè, che non è una banalità, a Roma è pieno di locali, no? Ma dove vai? Sì. Non ci vai? Allora, vai a casa? No, allora questo è stato uno dei principi. Io ho avuto varie fasi in questo percorso. Le prime fasi ero così, insomma, generalmente non andavo oppure chiedevo un frutto, più frutti. E diciamo poi nella fase del percorso ho approfondito anche l'aspetto evolutivo, mentale, elastico, e soprattutto di capire nella zona che sto, perché non sto in un parco, anche se lo stiamo costruendo fuori Roma, e in un centro, si chiama Progetto Ubuntu. E anche se sto a Roma, evidentemente sono integrato ad altri amici esseri romani che più o meno ti coinvolgo, quindi sei l'unico, quindi o ti isoli veramente in una torre d'avorio o niente. Quindi pur mantenendo uno stile quanto più possibile fruttariano o fruttaliano, ecco, diciamo comunque frutta vegetale, che è quello che cerco di mantenere. E d'estate poi è più facile, invece d'estate è più facile rimanere solo frutta, ma d'inverno, insomma, poi ognuno ha i suoi percorsi, perché non voglio dire, la mia è un'esperienza mia singola, poi c'è l'amico che sta benissimo solo frutta anche d'inverno, magari importa la frutta tropicale, che non è ecologico, però ognuno si adatta come può. Quindi diciamo che adesso tranquillamente se vado è facilissimo, si trova un'insalata, tante altre cose. Poi noi come associazione proponiamo anche a Roma, siamo due volte a settimana, il giovedì, soprattutto il venerdì, facciamo delle cene fruttaliane, quindi ci sono tantissime ricette, tantissime idee, come comunque spazia tantissimo. Ma senza, diciamo, cuocerla, però, sempre senza cuocerla la frutta e la verdura, oppure la cuocete in questo caso? Allora, noi c'è l'aspetto crudo e cotto, quindi vuoi. Diciamo che alcuni cibi vanno cotti, tipo le patate vanno cotte, le patate crude non vanno, la melanzana anche non è adatta, si dice che comunque non sia, quindi cuocendoli alcuni cibi, diciamo, li si rende digeribili. Però l'idea è il crudismo, ovviamente, mangiare i crudi più possibile. Noi magari proponiamo delle ricette gourmet così per attirare, far capire che non mangiamo l'insalata con la mela, insomma. No, ma infatti è questa la cosa che mi interessa, anche, perché scusa se ti interrompo, c'è anche la pizza, diciamo, di frutta, di platano. Bravissimo, vedo che siete informatissimi. No, è lei, Camilla è fantastica. Tu hai mangiato la pizza di platano, Camilla? No, ma la mangerei. La mangeresti? Pizza, anche gli gnocchi di platano. Ovviamente io lo dico sempre, cioè sono, diciamo, è mangiare frutta, ma non è quel concetto che noi intendiamo del frutto colto. Però per dire quante cose si possono fare con la frutta, per esempio noi vogliamo lavorare anche con la farina di melanzana, la farina di zucchina. Rivisitazione totale, insomma. Esistono, quindi volendo dice uno, mi devo fare una pizza, me la faccio così, poi non c'è problema, senti, se la fa normale. No, scusami, però scusa, questo è interessante, perché ovviamente una pizza fatta con la farina di melanzane può essere una farina che possono mangiare i celiaci e i diabetici. Voglio dire, esatto, in realtà è un regime che poi può essere interessante per tutti. Ma questi prodotti si trovano in negozi specializzati o li troviamo anche, perché io non ci ho mai fatto caso al supermercato? No, ancora non ci sono, ancora non c'è tutta questa regressa, queste richieste. Anche se c'è un grande espandersi di queste ricette, di chi le fa, però ancora non c'è. Però la farina di platano la trovate facilmente e ci potete fare diverse cose.
è diversa dalla farina normale, quindi ha un diverso grado di assorbimento dell'acqua, quindi va lavorata, certo. Però è semplice poi alla fine. Allora, tu dicevi che voi fate corsi anche, no, per degustare, per imparare, sì. Anche per promuovere le ricette. Dove e come vi incontrate? A questo punto, se qualcuno magari ha la curiosità di venirvi a incontrare, a conoscervi, può essere un'idea? Sì, con piacere, no, chiunque è benvenuto. Facciamo anche dei corsi di biomovimento, anche perché noi si parla di alimentazione, ma è importante anche il metabolismo, quindi fare anche la ginnastica d'ufficio quando si sta parecchio tempo fermi. Quella sì che serve. Esatto, quella è importantissima. Quindi facciamo questi corsi qui, noi siamo due volte a settimana, il giovedì e venerdì dalle 5 alle 10 a Via Pistoia, in zona San Giovanni a Roma. E facciamo vari corsi di cucina, e noi spaziamo dall'alimentazione vegan in su. Diciamo, quindi facciamo vegan, fruttariana a volte, e in più facciamo corsi anche di masticazione, di coscientizzazione della digestione. Quelli sono importanti. Senti Luca, siamo in conclusione, prima di lasciarci, ti è mai capitato di litigare con un parente o un amico che ti dicesse ma che stai facendo? Le prime volte no, proprio così no. Però le prime volte mi chiedevano spiegazioni, mi faceva strano questa cosa qui, poi diciamo c'è stata un'evoluzione anche il mio nel propormi, perché a volte uno dice no, io quello che vi dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, cioè non è io sono vegano, io sono fruttariano. Non dico più questa cosa, cioè nel senso che no, non mi va, basta. Esatto, sì, diciamo che tagli la testa al toro, scusami, se ho usato questa cosa. Però ecco, chiudi l'argomento facilmente per evitare di entrare. Sì, è una religione. No, bravo, intanto questo hai detto una cosa giustissima, e poi non tutte le persone magari hanno voglia di capire perché, per come, insomma, magari ti giudicano e basta. È una scelta che tu hai fatto. Senti, hai detto che eri 20-30 kg sopra, poi con questa alimentazione sei riuscito a ritornare al tuo peso forma? Sì, diciamo che il primo periodo ho fatto proprio un periodo anche molto disintossicante, quindi avevo tolto quasi tutti e poi ne ho recuperati un po', 5-6, insomma più o meno altalmeno sul peso forma, sì, comunque sì. No, con la frutta assolutamente viene spontaneo, ovviamente bisogna integrarsi bene, insomma fare un percorso calmo e cosciente, però si dimagrisce. E lo dovremmo fare tutti un percorso detox, magari di una settimana, anche chi non è fruttariano, di sola frutta. Guarda, noi non so se ho 10 secondi, noi abbiamo un gruppo Facebook in cui praticamente abbiamo proposto in futuro, ma riprenderemo dalla prossima settimana, a riproporre i mercoledì della frutta, quindi chi vuole sta con noi, condivide le proprie ricette e le proprie idee, i fruit day li chiamiamo. Quindi insomma spiegate anche come affrontare la giornata con i pasti, esatto, a base di frutta, per cercare di non avere, ognuno posta quello che mangia, quindi chi si mangia il plato, chi si mangia la mela, chi si mangia l'arancio, chi si fa un piattino di tagliatelle di fettuccine, di zucchine. Tagliatelle di zucchine, è carina questa cosa. Sì, sì. Certo, ovviamente lo dici a noi, tu ci perdonerai, insomma noi purtroppo capiamo fino a un certo punto, perché siamo ancora un po' radicate in quella cultura, però siamo molto interessati, per questo ti abbiamo ospitato volentieri quest'oggi. Vi ringrazio. Sì, no, io credo che sia comunque una cosa da scoprire e da vedere, no? E poi ovviamente un percorso da fare in coscienza, per chi vuole può mettersi in contatto tranquillamente con Luca Speranza. Diamo la pagina Facebook e i contatti in rete, Luca. La pagina Facebook è molto facile, è fruttalia.it. In cui praticamente, ecco, invito, abbiamo parlato di ricette, ci sono tante ricette interessanti nel menu principale della home page, e poi sui vari social c'è anche il canale YouTube dove facciamo un po' di tutto, non solo frutta, parliamo anche dei vari progetti, varie interviste, e che si chiama Fruit Trainer Luca Speranza, e se no Dello Fruttaglia si trova anche su Facebook. Il gruppo principale che abbiamo si chiama Rievoluzione Armonica. E tutto qui, insomma, è facile da trovare. Ce n'è tanto, sì, ce n'è tanto anche da leggere e da sapere. Fruttaglia.it, trovate tutte le informazioni anche sul progetto Ubuntu che stanno, insomma, mettendo in piedi vicino Roma. Grazie a Luca Speranza, presidente della Fondazione Fruttaglia, grazie di essere stato con noi e spero che avremo occasione di riospitarti in futuro. Ciao Luca. Lo spero, sarà un piacere, grazie mille a voi, grazie per la simpatia. Ciao, grazie. Ciao, Luca, grazie. Ciao.